Buongiorno a tutti, oggi facciamo un dolce, uno dei miei preferiti, facciamo una cheesecake, è tempo di cheesecake, soprattutto quelle senza cottura, quindi molto fresche, estive, quindi adatte per questo periodo e io poi sono un'appassionata di cheesecake, tant'è vero che se andate, nel web, nel mio sito Noce di Burro, trovate una sezione dedicata solo alle cheesecake che appunto si intitola Cheesecake che passione. Lì troverete tante tipologie di cheesecake con cottura, senza cottura, anche salate, e ce ne sono veramente di tanti tipi. Quella che farò oggi è una cheesecake per adulti, è una cheesecake di pere, cioccolato fondente e rum, buonissima. Visto che stasera abbiamo una piccola cena tra amici, ho deciso di farla. Allora, gli ingredienti sono diversi, però è molto semplice da preparare. Io comunque mi sono già preparata questa teglia foderata con carta forno e con uno stampacerniera, fondamentale, anche perché invece di tagliarla nelle classiche fette questa sera e quindi metterla all'interno di uno stampo rotondo, magari la taglieremo a quadrotti, quindi sarà anche più semplice mangiarla anche con le mani. Allora, questa è una cheesecake che avendo all'interno del cioccolato fondente non ha bisogno di colla di pesce, poiché è appunto il cioccolato contenendo la lecitina nel momento in cui si rapprenderà in frigorifero farà leggermente coagulare la crema, quindi lasciandola cremosa al taglio, però non facendola collassare nel momento in cui la taglieremo. Allora, innanzitutto partiamo dalla base, da una base che deve essere di cioccolato e a base di biscotti. Io nel mio mixer, come potete vedere, ho messo 250 g di biscotti tipo Petit, questi qua. E un bel cucchiaio abbondante di cacao amaro. Poi all'interno io già ho sciolto 130 grammi di burro che verserò all'interno del mio contenitore e andrò a frullare per fare la base. Quindi andiamo subito. Allora, la nostra base è pronta, quindi ne abbiamo ricavato un miscuglio che assomiglia molto alla sabbia bagnata. Io, tra l'altro, l'ho dimenticato prima, ma lo inserisco ora. Metto anche un bel pizzicone, vedete, di sale, proprio perché quel leggero sentore di salato alle basi delle cheesecake ci sta sempre benissimo. Devo dire che il pizzico di sale fa la differenza. Ok, lo amalgamo bene, visto che ho dimenticato a metterlo prima. E andiamo subito a inserire, intanto le pere le metto da parte, andiamo ad inserire la base all'interno della teglia, dello stampo. Questo ovviamente andrà a riposare in frigorifero fino a quando, ecco, non realizzeremo la crema, veramente molto veloce. Ok, in questo modo. Allora, a questo punto potete fare due cose, quindi la scelta è doppia, o creare solo la base oppure creare con questi biscotti sbriciolati la base e anche i contorni. Allora, io devo dire che come base per il mio stampo è abbastanza come quantità, quindi deciderò anche di fare i bordi, quindi parto prima dai bordi e quindi mi prendo un po' di composto e me lo vado a portare direttamente lungo i bordi di tutta la teglia. Così intanto questa è messa da parte, ecco, non ci viene a mancare. Poi con tutta quella che rimane l'andiamo a distribuire, ecco, viene molto meglio con il dorso della mano. Allora, questa è un'operazione che molti fanno così a casaccio, invece a me piace avere un guscio perfetto, quindi preferisco perdere un pochettino più di tempo, magari 1 o 2 minuti in più per compattarla bene, magari anche con l'aiuto di un cucchiaio. Quindi io mi vado a distribuire bene tutta la base in questo modo e livellandola bene, in modo che quando poi taglieremo le nostre fette o i nostri quadrotti di cheesecake non avremo una base da una parte più alta e dall'altra più bassa. Quindi io ora continuo, me la faccio esattamente bene, anche perfettamente su tutti i bordi, in modo che non sia frastagliata, e poi passiamo direttamente con la rosolatura, la caramellatura delle pere e la realizzazione della crema.
Allora, abbiamo perfettamente sistemato la nostra base. La crema sarà copiosa, quindi non importa se con la crema arriveremo oltre il bordo del nostro guscio, perché tanto abbiamo rivestito i bordi con la carta forno, quindi non ha assolutamente importanza. Questa qui va conservata in frigorifero. Nel frattempo noi dobbiamo realizzare la farcitura delle pere, quindi abbiamo preso una bella pera, la tipologia sceglietela voi, non ha importanza, io ho preso una pera di grandezza media, l'ho sbucciata e poi l'ho tagliata a piccoli tocchetti, vedete perché? Allora, se a voi piace sentirli più grossi al gusto in bocca, allora potete optare per fare dei pezzi un po' più grossi. Siccome non tutti amano la frutta cotta all'interno di un dolce, io opto per dei pezzettini piccolini che in cottura si riducono ancora di più. In questo modo ci sarà solo un sentore di pere, giusto qualche piccolo, diciamo, morso quella piuttosto che dei pezzi grossi. Ora io all'interno, anche se la mia pera è molto matura, metterò proprio un cucchiaio scarso di zucchero integrale. E ovviamente anche un goccino, questo è l'equivalente di un cucchiaino abbondante di succo di limone. Andiamo direttamente sul fornello per andarle a caramellare. Non le dobbiamo sfaldare del tutto, quindi non si devono spappolare, ma le dobbiamo rosolare abbastanza bene. Quindi andiamo subito ai fornelli. Ecco i nostri pezzetti di pera caramellata, proprio ci sono voluti 2 minuti precisi. Nel momento in cui evapora il succo di limone, perdono la loro acqua e diventano un po' appiccicose, allora le pere sono pronte. Le mettiamo all'interno di un piccolo contenitore, di una ciotola, in modo che si possano un pochino raffreddare. Ok, quindi mettiamo da parte. Nel frattempo io mi sono preparata, conservandoli in frigorifero, quindi per mantenerli freddi, 500 g di mascarpone, 200 ml di panna già zuccherata. Se non la utilizzate già zuccherata, allora aggiungete un cucchiaio scarso di zucchero. Poi noi aggiungeremo 2 cucchiai scarsi di zucchero biologico integrale, quindi quello che abbiamo utilizzato per le pere. Poi andiamo a utilizzare, scusate, 20 g di rum. Io utilizzo quell'ambrato perché mi piace particolarmente, ha un sapore più caramellato, più buono di quello trasparente classico che si usa di solito per fare il babà. E poi abbiamo 100 g di cioccolato fondente al 74%. E quindi tenderà ad essere un po' più amarostico, proprio perché abbiamo le pere caramellate, c'è già lo zucchero, la panna e così via, e che io ho fatto sciogliere al microonde e sto facendo un po' intiepidire proprio per non smontare la crema. E poi ovviamente servirà anche una bustina di vanillina, se avete dell'estratto, una bacca di vaniglia, ancora meglio. Quindi facciamo raffreddare le pere e ancora indurire la nostra base e poi procediamo con la crema. Eccoci qui, allora abbiamo messo, ho messo direttamente all'interno della ciotola i miei 500 g di mascarpone, la panna liquida 200 ml, poi vado a mettere direttamente subito il rum. Se non vi piace il rum, mettete il rum, perché comunque è una cheesecake di rum, pere e cioccolato, quindi non ci sono altre alternative, andiamo direttamente a frullare, piano piano, senza schizzarvi. Io mi sto schizzando tutta, ma comunque va bene lo stesso. Allora, quando è semimontata, aggiungiamo la bustina di vanillina e 2, ecco, cucchiai rasi di zucchero integrale. Questo qua servirà proprio per dare un aroma più caramellato, più buono decisamente alla nostra crema. E andiamo a montare. Ora non è del tutto montata, andiamo a versare a poco per non fare impazzire la nostra crema, il cioccolato fondente.
Quindi mi conservo, ecco, mi metto da parte questi e andiamo a versare a filo il cioccolato. Adesso mi devo necessariamente aiutare con una spatola, così da prendere tutto il cioccolato rimanente. Ok, sarà proprio questo a leggermente indurire la mia crema, quindi senza alcun bisogno di utilizzare della colla di pesce. E andiamo a montare. Bella crema, guardate, assaggiatela sempre. Comunque, anche se non è scura scura, si sente molto il fondente perché è una barretta al 74%, quindi molto fondente. E il rum si deve sentire leggermente, giusto perché se viene offerta a degli amici, magari c'è chi non lo gradisce, quindi quei 20 grammi possono andare bene, però se ne volete aggiungere qualche 10 grammi in più, va bene lo stesso. A questo punto mettiamo le nostre pere. Andiamo a togliere le nostre fruste e proseguiamo proprio con la spatola. Andiamo, per non smontare il composto, ad amalgamare dal basso verso l'alto. Perfetto, e la nostra crema praticamente è pronta. Non ci resta che inserirla all'interno del guscio e tenerla in frigorifero almeno un paio d'ore, tre, prima di servirla. Ok, questa è la consistenza della crema, che nel momento in cui noi abbiamo inserito, ecco, il cioccolato, è diventata decisamente più densa. Ok, andiamo a inserirla nel guscio. Perfetto, il nostro dolce, molto veloce, alla fine è fatto. E comunque, anche se è una torta fresca, senza cottura, anche in inverno è una torta perfetta perché comunque è dal gusto deciso. Ok, andiamo a sistemarla bene, a livellarla. Devo dire che i bordi della base accolgono perfettamente tutta la crema, quindi non sono né troppo bassi né troppo alti. E il guscio non deve dare fastidio, non deve essere spessissimo. Perfetto. Ok. La livelliamo bene, la conserviamo in frigorifero, ripeto, per un paio d'ore al massimo e poi se volete la potete decorare sopra con del cacao amaro in polvere e quindi servirla ai vostri commensali. Alla prossima cheesecake!